ragazze, mettete pure le cuffie, complimenti per essere la seconda squadra semifinalista di questo torneo dei campioni di reazione a catena. Allora, il record delle parole l'abbiamo già detto, 30, ottenuto con 5 secondi in più, ma nonostante questo ben più alto del precedente record, quindi complimenti davvero. Adesso facciamo il nostro controllo audio, Donatella. Benissimo. Mariluna. Perfetto. Valeria. Eccellente. Che entri l'ultima catena. Allora, Donatella, partiamo da te con legge. N proprio. Donatella. Nome, un nome proprio di persona e il nome della legge, un modo di dire. Nei film polizieschi, in nome della legge, fermatevi. Bene, Donatella, forza Mariluna. Proprio. S. Mondo. La seconda lettera di questa parola è una A. Sacco. Proprio S.A. Sacco. Farina mondo. Del proprio sacco. E mondo. Un sacco. Mariluna. Proviamo sacco. Tutta farina del proprio sacco, sacco si dice. È un mondo, un sacco di bene. Sì, sì. Esatto. Perfetto. Jolly molto utile. Andiamo da Valeria. Con mondo. Di casa. Valeria. Gioco il jolly. Secondo jolly arriva una E. Terra. Mondo terra. Di E. Essere sul tetto. Casa. Bello. E il tetto. Sì, terra. Valeria. Tetto. Essere sul tetto del mondo oppure il tetto del mondo, l'Himalaya, sì, l'Everest. L'Himalaya. E la casa ha un tetto. È un tetto, perfetto. Avere un tetto, avere una casa. Allora, il primo giro terminato, non avete avuto dimezzamenti, quindi restano 120.000 euro. Terminati però i jolly, ripartiamo da Donatella con casa, F, dati. Donatella. Provo finestra. La casa ha una finestra, però con dati non lo collego. Infatti non è quella. Ci prova Mariluna. Casa. F. A. Dati. Mariluna. Mi viene fare casa, nel senso costruirla, ma fare dati. Fare in casa è fatto. Ah, fatto. Fatto in casa. E i dati di fatto, cioè elementi oggettivi. Andiamo da Valeria. Forza Valeria. Dati. O. Impegno. Occasione, ma non ce l'ho, purtroppo. Donatella, prova tu. Arriva una C. Dati, oggi, impegno. Donatella? Non ce l'ho. Viene. Spesso al telegiornale arrivano i dati sull'occupazione, sempre così attesi, così importanti. È un'occupazione, è un impegno.
Forza che ne manca solo una. Mariluna, prova tu. Impegno. O. Frequenza. Mariluna. Dico ora, avere ora un impegno e una frequenza di ora, no? Purtroppo non è quella. Prova a chiuderla, Valeria. Impegno. Hobby. Frequenza. Obbligatoria, la frequenza obbligatoria. Sei andata molto vicino, Valeria. È obbligo. Mi obbligo, mi impegno a portare al termine il lavoro. E l'obbligo di frequenza, per esempio, a scuola. Ok. Allora, abbiamo conservato 1.875 euro. Andiamo all'ultima parola. Che in onda, nuove semifinaliste a direzione a catena torneo dei campioni. Giochiamo con loro, proviamo a prendere l'ultima parola partendo da frequenza. P.O. O finale. E il terzo elemento? La frequenza. La frequenza, il battito, il polso. Sì, sì, sentire polso. La frequenza, bello. Il polso, sentire oppure il polso. Oppure una frequenza. Frequenza, la frequenza radio, per esempio, di un suono. E quindi posizionato? No. Porta. Oppure una frequenza scolastica, quindi. Oppure poco, con poca frequenza, no? La frequenza poco, molto. Che cos'è la frequenza? La frequenza, stare sulla radio. Sì, stare sulla stessa frequenza, quindi in sintonia. Una frequenza, pensiamo a qualcosa di tecnico, quindi le onde radio, quindi frequenza, il pozzo? No. Essere un pozzo di scienza. No. Frequenza. Posto, un posto in frequenza. La frequenza a scuola, vabbè, ma l'abbiamo già spesa. Frequenza. Frequenza. O mi viene o polso. La frequenza che cos'è? C'è un modo di dire. La frequenza alle lezioni, quanto, la frequenza. Quanto frequente fai qualcosa? Quanto frequentemente? Quindi. Frequenza un po' possibile, Porto. Di frequenza. Proviamo un polso. Ecco il gong, Mariluna. Volete acquistare il terzo elemento o provate subito? Proviamo subito. Provate subito? Sì. Allora, qual è l'ultima parola di stasera? Polso. Togliete pure le cuffie. Non vi sono venute molte parole, no? Per questo avete tentato. No, questo abbiamo tentato. Esatto, abbiamo tentato perché abbiamo subito pensato alla frequenza, al battito cardiaco, per esempio, a misurare il polso. Quindi. Sì, si dice così. Allora, il terzo elemento lo scopriamo dopo. L'ultima parola di stasera. Del valore di 1.875 euro, collegata a frequenza, è... È polso! È polso! Ragazze! Guardiamo il terzo elemento, guardate, era... Eccolo qui, fermo, avere il polso fermo. Brave! Ci vediamo domani con Reazione a Catena, terzo, quarto di finale. Buona serata a tutti e TG1, a domani!